Ok. Allora, oggi, in queste 2 ore, cerchiamo di fare, di andare avanti ancora un pezzettino negli strumenti che vi voglio dare per affrontare i vostri progetti, e in questa prima ora circa vi vorrei parlare di Spark. E Spark è un framework web in Java 8 precisamente, molto leggero e quindi che potrebbe essere molto adatto per i vostri progetti. Voi nei vostri progetti non siete ovviamente tenuti a usare Spark, io ve lo faccio vedere, facciamo un esempio in aula, vi faccio anche fare un po' di un esercizio a voi, partendo dal progetto che sviluppiamo adesso, tra un po'. E voi, dato che state facendo in parallelo anche Struts, se volete usare Struts per i vostri progetti, laddove vi servirà una parte web, siete liberissimi di usare Struts, Spark o qualunque altra cosa che già conoscete o che volete usare, se questo non per qualche motivo lo trovate poco bello, non saprei. Allora, l'obiettivo è creare servizi REST. In questo momento non ci interessa avere un server web che esponga pagine HTML, CSS, JavaScript e quant'altro. Ci interessa un server web che ci permetta di creare servizi REST, quindi con quelle URL che abbiamo detto qualche settimana fa, strutturate in quel modo, con le collezioni, le risorse, eccetera, che rispondano ai quattro verbi HTTP principali, GET, POST, PUT e DELETE, che applicandosi alle collezioni, alle singole risorse, fanno cose diverse in base a come vengono applicate. E Spark è un di questi framework molto leggeri, ma estensibile, come vedremo, che permette in maniera molto agevole di creare questi servizi REST. Permette ovviamente anche di creare pagine web, se interessasse, però noi ci concentriamo sullo scambiare contenuti JSON in questo momento, non su scambiare contenuti HTML. Vi ricordo che in REST si usano i quattro verbi, get, post, put, delete. Il get applicato a una collezione, students, dà le informazioni sull'intera collezione, il get applicato alla singola risorsa, students, matricola di uno studente, dà le informazioni di quella singola risorsa, il post applicato alla collezione crea una nuova risorsa, il post applicato a una singola risorsa non fa niente, il put applicato a una collezione potrebbe fare un aggiornamento di massa dell'intera collezione, ma vi avevo raccontato che sarebbe meglio evitare di usare il put su una collezione, mentre il put su una singola risorsa, students, matricola dello studente per esempio, aggiorna le intere informazioni di quello studente, di quella risorsa. Allo stesso modo il delete di una collezione potrebbe fare la cancellazione dell'intera collezione, di nuovo come prima si può evitare, mentre il delete su una singola risorsa cancella quella singola risorsa. Allora, Spark è un micro framework, la definizione che loro stessi danno è un micro framework per creare applicazioni web in Java 8 con poco sforzo. Questa è la definizione che loro stessi danno. E nel mondo Java ci sono due Spark, uno è questo. Se voi cercate Java Spark su Google, tipicamente non trovate questo, trovate il progetto Apache Spark, che fa tutt'altro, e non è un server web, fa tutt'altro. Quindi questo Spark è sparkjava.com, vi ho messo il sito, e loro stessi dicono che tipicamente viene utilizzato dagli sviluppatori, utilizzo tipico nel 2015, in un survey che hanno fatto, gli ha detto che il 50% degli utenti di Spark lo usa per creare API REST. Quindi l'utilizzo tipico che mentre il 25% lo usa per creare siti web. Quindi l'utilizzo, diciamo, tipico, la metà della gente che nel 2015 usava Spark lo faceva per usare server web,
API REST web. Spark di default supporta le sessioni, i cookie, i redirect, gli status code, le risposte HTML standard, come molti altri framework web, è estensibile, anzi, nel senso che lui, per esempio, di default non ha un template engine per l'HTML, no? Molti framework permettono di scrivere codice Java o in qualche dialetto che poi viene renderizzato direttamente in HTML. Lui non ha nessun template di questo senso, non ha un ORM. Voi sapete cos'è un ORM? Un ORM? Sì o no? Più o meno? E più o meno è? Sì, è un mappaggio oggetti. L'ORM è una parte software, diciamo, che dato un database costruisce, diciamo, in automatico le classi Java necessarie a rappresentare gli oggetti di quel database, della tabella, le colonne, eccetera, eccetera, eccetera. No? E Spark non ha all'interno un ORM, però ha dei plugin che si possono aggiungere, ha dei jar che si possono aggiungere che forniscono servizi di ORM, se non volesse. Se no uno si apre una DB Connection e fa delle query SQL e interroga il database come da una qualunque applicazione Java. Quindi ha un core molto forte che fa le cose, diciamo, in maniera minimale e poi è estendibile con questi altri package, che molti dei quali vengono direttamente dal mondo Java. Come si installa Spark? Io qui vi ho messo come si installa con Gradle e come si installa con Maven. Voi conoscete uno dei due? Tra Maven e Gradle. Maven sì. Ok, per quello che usiamo, io ve lo farò vedere con Gradle, però per quello che lo useremo qui, anche come funzionalità Gradle, lo usiamo da un punto di vista equivalente. Lo usiamo per installare, scaricare e installare dipendenze. E se voi vedete, la sintassi di Gradle è un pochino più compatta, però le informazioni sono le stesse. Addirittura Gradle può prendere i pacchetti da Maven, quindi da Maven Central, quindi non ci sono problemi. E, per esempio, Maven ha un gruppo ID, un Active ID, una version, e Gradle ha il gruppo ID, la prima parte, poi ha un due punti, l'Artifact ID, e poi ha un due punti alla version. È solo un modo più compatto di scrivere la stessa rappresentazione in Maven. Sono equivalenti, non c'è problema. Per il nostro utilizzo sono equivalenti. Gradle fa qualcosina in più. E per esempio Gradle è lo strumento di default che voi trovate in Android Studio se cercate di fare un'applicazione Android. Quindi, allora, un programma minimo in Spark, al di là dell'installarlo, consiste in questo. Questo programma lancia un main, definisce una URL, in questo caso hello, e poi stampa a schermo hello world. Questo è il minimo indispensabile per un programma. Facendo il run di questo programma viene lanciato un web server che è in esecuzione finché voi non stoppate il programma. Di default, poi adesso lo proviamo, Spark lancia un web server sulla porta 4567, però può essere personalizzata inserendo direttamente nel codice la funzione port, aperta parentesi, il numero della porta che volete, per esempio 8080. Spark ha al suo interno in realtà un web server incorporato che è Jetty, ma si può rimpiazzare eventualmente, se voi volete, con altri server aggiungendo una configurazione in WebXML, eccetera, 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 e seguendo la documentazione che c'è sul sito di Spark. Spark sul suo sito ha nella home page lo stesso esempio che vi ho messo nella slide, poi ha della documentazione qui che per esempio fa vedere come si installa con Maven, ma con Gradle o quant'altro, e un po' di come si stoppa il server, le root, eccetera. Noi molte di queste cose le guarderemo adesso. Ha un oggetto request e un oggetto response che ovviamente contengono le varie caratteristiche, le varie proprietà della richiesta e della risposta in HTTP, e
ha la possibilità di gestire file statici, gestire l'errore, il redirect, eccetera, e anche dei tutorial divisi in semplici e intermediate, che fanno vedere vari tipi di utilizzo di Spark con varie tecnologie diverse per fare varie cose. Quindi è abbastanza completa come documentazione. Allora, prima di andare avanti con queste slide, proviamo a far funzionare questo esempio. Allora, io apro IntelliJ. E il sito di Spark. Così incolliamo questo. Voi questa sintassi la conoscete? No, perché magari... Freccettina. Questa roba qua. Sì. Qualcuno ha detto la cosa giusta, non so chi, ma... Ok. È praticamente l'equivalente. È una espressione lambda che esiste da Java 8. È un modo più compatto. Diciamo che questo... In questo caso avreste una funzione anonima all'interno, ognun qualcosa uguale aperta. Invece in questo caso si compatta tutta la parte anonima e si mette direttamente il contenuto della funzione da eseguire. Allora, creiamo un nuovo progetto. Io creo un progetto Gradle che chiamiamo come gruppo ID 22S come artifact getting started. Avrebbe dovuto esserci IntelliJ. Va bene, con Eclipse. Eclipse c'è però, sì, non è che... Allora, Eclipse, creiamo un nuovo progetto a questo punto. E io creo un Gradle project, perché uso Gradle, se no ho creato un Maven project equivalente.
poi gli diamo un nome. E aspettiamo. Ok, forse. Ok, allora una volta che Eclipse è partito, per aggiungere in Gradle, per esempio, le dipendenze, bisogna, allora Gradle si configura attraverso questo file che si chiama build.gradle. Questo file, fatemi aumentare un attimo lo zoom, questo file, che dove lo zoom non aumenta, e ha due parti importanti, una che si chiama repositories e una che si chiama dependencies. In repositories ci sono i vari repository che il vostro progetto può utilizzare, da cui può scaricare i progetti. I repository si indicano come fossero delle funzioni, e per esempio un repository che esiste per Gradle è Maven Central, e qui, che a noi serve, e quindi basta scrivere Maven Central aperta e chiusa parentesi, e lui automaticamente, salvando questo file, sa che i pacchetti può andare a recuperarli anche da Maven Central. E dopodiché nelle dipendenze dobbiamo aggiungere le dipendenze che ci servono, esattamente come ci dice il sito di Spark. Quindi, per esempio, compile com.sparkjava due punti spark-core due punti la versione 2.6.0. In realtà noi Spark ha anche bisogno di un, è opzionale ma è meglio metterlo, un logger. Quindi mettiamo org.slf4j, due punti slf4j simple, due punti la versione 1.7.21. Quindi quello che abbiamo fatto è aggiungere sotto dependencies, proviamo a metterlo un po' più grosso. Sì.
Sto cercando, sì, lo incollo di qua, perché non ha gradito il cambio di fonte Eclipse. Sotto dependencies abbiamo scritto questi due. Il primo è per prendere Spark, così come c'è sul sito, e il secondo invece è un logger. E le tre componenti di Spark, di Gradle, sono le stesse che aveste in Maven. Quindi prima la prima parte, il primo dei due punti è il gruppo ID, la seconda parte è il separata da due punti e l'artifact ID, e l'ultima parte è la version. Ok, ci siete? Ok, a questo punto qui sotto Eclipse vi fa vedere questo Gradle task. Lui di default lo mette ancora più sotto, poi potete trascinarlo dove volete. In questo Gradle task si può premere su build e lui in realtà col build compila tutto ma scarica anche le dipendenze. No, da run lo esegue solo Eclipse. E quindi in questo momento non esegue niente. Ok, fino a qui ci siete. Sì, no. Sì. Ok, a questo punto possiamo creare il nostro primo progetto, quindi una classe. Possiamo creare un package prima di tutto. E poi una classe che con tanta fantasia chiameremo main. E gli facciamo creare anche il main, il public static void main. Ok, questa è grossa se non altro. A questo punto qui dentro andiamo a incollargli quello che proprio ci dice Spark per verificare che funzioni. Quindi dal sito
nella home page c'è questa parte, import static, spark, spark asterisco, e public class, va bene, hello world, noi l'abbiamo chiamato main, dentro il main c'è quel get, c'è quell'unica riga. Quindi in realtà a noi ci interessa questo get e l'import iniziale. Quindi incolliamo questo get qui e qui andiamo a importare spark. Spark.spark. Punto asterisco. Scusate, ma a me si è agganciato a una versione, diciamo, sbagliata. Ok, fatemi fare copia e incolla dal progetto vecchio al progetto nuovo, così
Ok, sì, mi ero dimenticato. Sotto Eclipse, dopo aver fatto build, siccome poverino non ce la fa, bisogna andare sul progetto col tasto destro e nel menu Gradle dire Refresh Gradle Project. Perché in Eclipse il build scarica tutto, fa tutto il build, però poi Eclipse non si accorge che ci sono stati dei file cambiati. Bisogna dirgli la mano. Invece IntelliJ è molto più furbo da questo punto di vista. Fa tutto molto più in automatico. Quindi facendo un refresh, se avete degli errori nel codice dovrebbero sparire. Il a posto voi? No, chi è che non è a posto? Poi ve lo faccio installare. Le lambda, volevo farvi vedere una cosa, un attimo sulla lambda che, non c'entra, che c'entra fino a... Vabbè. Facendo il run di questa cosa qui, del main, lui dovrebbe, vedete, vi pubblica un po' di cosa e vi pubblica un sito, una pagina web all'indirizzo localhost 4567. Quindi se noi andiamo a 627.0.0.1 due punti 4567 trovate not found / hello trovate hello world, dovreste trovare hello world. Quindi localhost porta 4567 / hello trovate hello world, che è esattamente quello che gli abbiamo detto di fare. All'indirizzo / hello stampa hello world. Run Java Application. Run as Java Application. Sì, perché là sopra non c'è ancora, finché non gli fai la prima volta il run.
Sì. Non capire, se tanto consigliere. Org. Sì, org c'è. È org.slf4j e poi slf4j trattino simple 1721 1.721. Poi bisogna fare build e refresh, se no non... Ok, il lambda, voi avete presente questo modo qui di scrivere? L'avrete scritto qualche volta un runnable? Ditemi di sì. Un runnable è una porzione di istruzione, una funzione che è un oggetto runnabile, eseguibile, che viene inserito tipicamente in un thread o in più thread. Allora, questo modo era solo per vedere questo modo qui, questa cosa qui, queste quattro righe che ho evidenziato, vengono sostituite da quella freccettina, dalla lambda. Quella freccettina è un modo più corto di scrivere new, una classe anonima, override e il metodo di default della classe anonima. È un modo in Java, da Java 8 in poi c'è questo modo. Prima bisognava scrivere nuova classe anonima, in questo caso, o interfaccia, quello che era, una classe anonima, che aveva un metodo di default che deve essere override ed eseguito. Ed era sempre così. Da Java 8 in poi potete mettere una freccettina e saltare tutta questa parte di scrittura qui. Questa freccettina qua, insomma. Ok. Appurato che funziona. Torniamo un attimo sulle slide. Allora, come abbiamo visto, ogni risorsa, abbiamo una risorsa che è hello, che aveva tra parentesi una richiesta e una risposta, che sono i due parametri che passiamo, e aveva un qualcosa che ritornava, in quel caso hello world. In Spark ogni risorsa è implementata in quel modo. C'è il verbo HTTP, noi avevamo get all'inizio, quello è proprio il get HTTP, quindi dice a Spark, quando ricevo una richiesta di tipo HTTP GET, chiama questo metodo. La richiesta HTTP GET ha quale indirizzo? È il primo parametro di questa cosa qui. Nel nostro caso era hello, in questo esempio qui è direttamente la root. A quel punto prendi la richiesta e la risposta, due oggetti, e esegui il codice. In questo caso ritorna hello world. Questo è di nuovo la stessa cosa al netto delle lo nella URL che abbiamo appena fatto. Qui la differenza è che invece di avere la freccettina e direttamente la stringa, abbiamo la parentesi graffa return la stringa. È la stessa cosa. Quello di prima, questo è un modo ancora più compatto nel momento in cui dobbiamo restituire una cosa sola. In questo caso fai in automatico un return di questa stringa qui. Se noi dobbiamo inserire più righe di codice, dobbiamo mettere una parentesi graffa qui, all'inizio una parentesi graffa qui, alla fine, e scrivere tutte le nostre righe di codice in Java normalmente. Esattamente come fa qui. Poi qui c'è di nuovo una riga sola, però potrebbe essercene più di una. Quindi ogni risorsa è implementata in questo modo in Spark. Ci sono quattro verbi, get, più di quattro verbi, in realtà ne servono solo quattro, get, post, put, delete, scritti come funzione. Il primo parametro è l'URL a cui devono rispondere questi verbi, il secondo parametro è questo request response, e dopodiché c'è quello che deve fare quando viene chiamato quell'indirizzo con quel certo verbo HTTP. Allora, proviamo adesso a fare un pezzo
di un server REST. Per non fare torti a nessuno e favore a nessuno, ho scelto un argomento che non c'entra niente con i vostri progetti. Cioè, cerchiamo di costruire un server che faccia quattro cose. Si colleghi a un database. Va bene. Questo database contiene una serie di cose da fare, dei task, una to-do list. Ognuno di questi task è composto da un ID, che è la chiave primaria del database, una descrizione, che è quello che deve fare il task, e una priorità, urgente o non urgente. E questo server REST deve fornire, quello che faremo in aula, deve fornire delle API REST per mostrare tutti i task, mostrare un singolo task o creare un nuovo task. Quindi in questo momento omettiamo il cancellare e l'aggiornare. Vabbè, l'idea che sta dietro al server REST, ve l'avevo già forse detto l'altra volta, è che invece di avere un HTTP server che serva direttamente pagine HTML, serva dei file JSON in modo che poi le varie applicazioni decidano come renderizzare, se renderizzare quell'informazione JSON. Quindi una linea di comando potrebbe visualizzare il JSON direttamente, o un programma Java normale potrebbe estrarre le informazioni dal JSON e mostrarle nel terminale o dove altro, un browser potrebbe prendere il JSON e tramite JavaScript costruirsi l'HTML e quant'altro, un'applicazione mobile potrebbe prendere il JSON e costruire e riempire la sua interfaccia grafica, che non sarà tipicamente in HTML, ma riempire l'interfaccia grafica dalle informazioni che ha. Quindi lo scopo più che altro di questi server REST, di questi server HTTP, è dividere, separare il backend, quello che offre un punto d'accesso, e le varie interfacce grafiche, che possono essere applicazioni mobile, applicazioni web e quant'altro. Allora, per realizzare il nostro server REST abbiamo prima bisogno di definire cosa sono le nostre chiamate REST. Allora, la nostra collezione si chiamerà tasks al plurale, che sarà l'insieme di tutti i task disponibili, mentre la risorsa la chiameremo task e sarà identificata dall'ID univoco del database 1, 2, 3, 4, 5. La collezione di task sarà disponibile all'indirizzo del server /api/v1.0/tasks, dove API versione 1.0 serve per indicare che quel server, a quell'indirizzo serve l'API, magari prima di API c'è un sito web vero e proprio, perché no? Ma sotto API ci sono le API REST, e versione 1 per indicare, per tenere traccia della versione. Quindi nel primo caso una GET al primo indirizzo restituirà la collezione dei task, mentre una GET al secondo indirizzo, task/22, restituirà il task che ha ID 22. E noi vogliamo ottenere indietro un JSON quando facciamo una GET a API versione 1 tasks 22, una cosa del genere. Quindi un JSON che abbia come prima chiave task, poi abbia all'interno un oggetto composto da tre chiavi: description con il suo valore, per esempio compro un nuovo mouse, ID 22, quindi numerico, e urgente sì no, che in questo caso è codificato con 1 0. Poteva anche essere codificato con true o false, ma in questo caso è codificato con 0. Una post invece su una collezione per creare un nuovo task, dobbiamo passargli queste informazioni per creare un nuovo task, e solo queste informazioni: la descrizione e il fatto che sia urgente. Non ci serve passargli l'ID, perché l'ID lo imposta poi il database in maniera incrementale. Quindi un post alla collezione tasks con questo contenuto, sia description sia urgent, creerà un nuovo task nel server REST, un nuovo task, una nuova linea nel database, assegnerà un ID in maniera, speriamo, corretta, e alla prossima richiesta dammi tutti i task comparirà anche questo. Noi vogliamo evitare che task eseguiti col post incompleti vengano memorizzati, quindi task che non abbiano description o non abbiano urgent vengono memorizzati. Per creare un nuovo task ci servono entrambi, sia description che urgente.
e poi ci sono un po' di link. Io, per velocizzare la cosa, fortunatamente, vi ho messo su DIR un progetto di partenza che possiamo utilizzare. Che però ho fatto un IntelliJ e quindi lo prendo da qua. Allora, nel progetto di partenza cosa trovate? Allora, il build del Gradle, qui si può fare zoom, è vuoto. Non ho messo Spark, che abbiamo appena messo nel progetto di prima. C'è solo questo, che è il database, il driver JDBC per il database. Io in questo progetto ho usato, spero si sia, sì, ho usato SQLite. Voi avete mai usato SQLite? No. Ho usato SQLite non perché prediliga SQLite, ma perché SQLite ha una caratteristica molto importante: non ha bisogno di installare niente. Il database in SQLite è un file che voi trovate nel vostro progetto, che è questo tasks.db. Questo task su dir c'è uno zip, se ve lo scaricate trovate tutta questa roba. Questo tasks.db è il database. Punto. Non c'è bisogno di installare niente, non c'è bisogno di installare alcun software sul vostro computer. È un database molto leggero, molto poco ottimizzato, ma che va molto bene per passare informazioni in giro e per fare cose leggere. L'unica cosa che gli serve a Java per accedere a SQLite è il driver per leggere SQLite. Basta. Dopodiché il database, tutte le informazioni, lo schema e quant'altro sono tutte contenute in un unico file, che in questo caso è nel vostro progetto. Quindi è molto comodo da quel punto di vista. E IntelliJ è molto comodo perché vi fa vedere il database qui dentro. Quindi fatemelo aprire così guardiamo un attimo il database. Il database è dentro la cartella resource sotto src. No. Sì, sotto src main c'è anche resource. Ok, nel nostro database, giusto per farvi vedere che c'è quello che vi ho raccontato prima, c'è una tabella che si chiama tasks, vediamo questo, che ha tre colonne, id, description e urgent, e ha cinque task in questo caso. Che nessuno di questi è urgenti, ma ha cinque task. Okay, questo è il database che abbiamo a disposizione. Quindi noi quando chiederemo tutti i task vorremmo vedere tutte queste cose. L'altra cosa che c'è in questo progetto di partenza è un task DAO, una classe task DAO, sì, e una classe task. Allora, la classe task è una rappresentazione in Java della nostra tabella task, del nostro task. Che cosa deve avere il nostro task? Il nostro task avrà un id che sarà un intero, avrà una descrizione che sarà una stringa e avrà un urgent che sarà un intero. Dopodiché ha due costruttori, uno con urgent e uno senza, e ha i tre getter per prendere l'id, per prendere la description, per prendere urgent. Una classe Java, plain old Java object, normalissima. Il task DAO usa è la classe che ci serve per interagire col database ed è quella che apre la connessione verso il database SQLite e fa le query che ci servono. In questo caso io ho già preparato tre metodi che sono i metodi che ci servono. A noi serve un metodo per prendere tutti i task, un metodo per prendere un singolo task dato su id e un metodo per aggiungere un task, perché è quello che ci serve
per il nostro server REST, e qua ci sono i tre metodi, che fa direttamente delle chiamate, delle query SQL al database che abbiamo. Quindi get all task farà select asterisco from, get task con id farà un where id uguale, e add task farà un insert nel database, nella tabella tasks come nuova riga, passando la descrizione l'urgente. Quindi anche questo non dovrebbe essere niente di nuovo, perché questo è SQL, è Java tradizionale. Se avete mai usato un database in Java è così, non c'è niente di, non c'è ORM, non c'è niente di strano, è il modo più classico di fare le cose. Quindi c'è un result set e quant'altro. Avete usato un database in Java? Chi è che ha già usato un database in Java? Ma da applicazioni web cosa state facendo? Chi è che non ha mai usato, quindi? Ok, vabbè, al massimo dopo te lo guardi, se c'è qualcosa che non capisci. E dopodiché c'è una classe che in questo momento è vuota, che è l'equivalente del nostro main di prima, che ho chiamato task service, ma è identico al nostro main di prima, e qui andremo a mettere le chiamate per Spark. Quello che prima abbiamo fatto con hello andremo a scriverlo qui. Allora, qui dobbiamo per la prima cosa aggiungere di nuovo Spark, che io non mi ricordo mai, com.spark, qui però posso fare così, Spark Java, due punti, Spark Core, due punti, la versione 2.6 era quella. Poi compile, ci aggiungiamo il logger, org slf4j, slf4j simple, versione 1.7.21, e poi aggiungiamo ancora una cosa, che è una dipendenza, un jar per, che sempre prendiamo da Maven Central, per parsificare il JSON. Noi avremo un JSON con file di testo, ma vorremmo avere poi degli oggetti Java che contengono le informazioni del file di testo, senza andare a leggerci il file di testo riga per riga. E allora uno dei progetti che permettono di fare questo in Java si chiama JSON, quindi JSON ma con la G, ed è realizzato da Google. Quindi com.google.code.json, l'artifact ID è JSON e la versione è 2.8.0. Quindi la prima riga ci serve per il database, per la connessione JDBC al database, le altre due righe sono Spark più il logger, che è opzionale per Spark, ma almeno vediamo se c'è qualche problema, cosa succede, e il terzo ci serve per parsificare avanti e indietro in maniera facile il JSON, che dobbiamo proporre e che dobbiamo creare quando ci chiedono una GET e che dobbiamo accettare quando riceviamo una POST. Poi, chi sta usando Eclipse, cioè tutti quasi, e dovete fare build e refresh. IntelliJ fa tutto da solo invece, fa il build e il refresh. In teoria. Ok,
Allora, iniziamo a scrivere qui in questo task service le nostre... URL che ci aspettiamo di chiamare. Allora, innanzitutto, come prima, dobbiamo fare import static spark.asterisco. Esattamente come abbiamo fatto prima. Poi qui, invece di andare a mettere una get con hello, andremo a mettere... Che cosa andremo a mettere? Andremo a mettere due get e una post, giusto? Nella prima get vorremmo che la prima get sia quella get all tasks. Ok? Quindi, cosa scriviamo qui? Questa è l'URL. Cosa scriviamo qui? Sì, slash API di 1.0 tasks. Ok, perfetto. E a quel punto abbiamo, dobbiamo scrivere questo request virgola response. Sì, quello ho fatto casino, un attimo. E aprire la parentesi graffa. Poi mettiamo return virgolette virgolette, così. Al momento la lasciamo vuota. Poi notate che IntelliJ vi suggerisce anche che cosa sono le variabili che state utilizzando, quindi in questo caso questo è il path. Questo path scritto qui in grigio non l'ho scritto io, è una cosa che ha aggiunto IntelliJ quando ho completato la frase. Poi dobbiamo scrivere l'altra get a given task. Cosa scriviamo qui? Cosa scriviamo qui? ID, ok. Poi adesso vediamo come scrivere questi ID. E qui ci vuole request. Dov'è? E infine dobbiamo creare un nuovo task, e in questo caso invece di get cosa scriveremo? Post, ok, e poi tutto il resto è uguale alla prima riga. Quello che cambia è solo post. Allora, noi adesso abbiamo però un problema, nel senso che noi vorremmo che questo ID, cioè noi non vogliamo che quell'ID sia una volta 1, una volta 5, una volta 46, non sia scritto ID, vorremmo fosse un intero. Allora, per dire che quella è una variabile basta mettere un due punti davanti. A quel punto, all'interno del nostro codice, qui all'interno della funzione dove è scritto return, possiamo recuperare id e utilizzarlo come un numero, come quello che ci serve. Ok. Proviamo a completare il primo. Allora, prima di tutto, sì. Non è
Allora, prima di tutto stavo dicendo, dobbiamo, possiamo iniziare a preparare la risposta. Noi abbiamo due oggetti, uno che è la richiesta che arriva al server e uno la risposta che il server dà. Possiamo iniziare a preparare la risposta. Allora, noi ipotizziamo, in questo caso, che la risposta avrà, prima di tutto, uno status, che sarà 200. No, se va tutto bene, noi daremo un 200 ok indietro. Quindi response.status 200, dove la parte è sempre status code, non l'ho scritta io, la mette IntelliJ, per dire ok, la risposta iniziamo a prepararla e mettiamogli un 200 ok dentro. Dopodiché noi vogliamo restituire un JSON, quindi dobbiamo dire all'applicazione che starà dall'altra parte che quello che gli arriva non è un HTML, non è plain text, non è che ne so, ma è CSV, è un JSON. Quindi dobbiamo settare l'header type corretto della risposta. Quindi questo si fa sempre con response.type, e qui dentro type scriviamo il MIME type del JSON, application slash JSON. A questo punto possiamo prendere tutti i task dal nostro database. Questo è il metodo per stampare tutti i task come un JSON. Quindi quello che ci serve è innanzitutto creare un'istanza alla nostra task DAO. Così che qui possiamo scrivere taskDAO.getAllTasks. Quindi recuperiamo tutti i task dal nostro database. Questo getAllTask restituisce, se non sbaglio, una lista di task. Che possiamo chiamare allTask. Ok, ora vediamo cosa succede se noi facciamo il return direttamente di questo all task. Noi vorremmo un JSON, quindi sicuramente questo è sbagliato, però vediamo cosa succede, cosa ci fa fare, cosa capita. Quindi eseguiamo questo, facciamo il run di questo task service del main. E proviamo ad andare all'indirizzo. A questo punto su hello non abbiamo più niente, perché andiamo all'indirizzo API v1.0/tasks. Allora, lui adesso ci torna in formato testuale la rappresentazione degli oggetti Java. Questa è la rappresentazione della lista in Java. Noi ovviamente non vogliamo questa, vorremmo qualcosa di più, di meglio. Puoi tornare sul task service per cortesia? Certo. Tanto lì andavo. Allora, noi adesso abbiamo, se restituiamo, diciamo di restituire un application JSON, ma in realtà restituiamo una lista di istanze Java. Dobbiamo convertire quella lista in JSON. Per fare questo usiamo quel package JSON che abbiamo visto prima. Questo package JSON, per i tipi di dato standard, fa tutto da solo. Nel senso che basta
basta importarlo innanzitutto e poi istanziarlo in questo modo. Quindi lo importiamo e lo creiamo nel nostro main, perché tanto ci servirà in tutti i metodi, non solo nel get. E a quel punto qui, dopo la parentesi graffa, ci basta scrivere JSON due punti to JSON, in questo modo, senza parentesi, senza altro. Allora, JSON ha un metodo che si chiama toJSON, che prende un oggetto Java e lo trasforma nell'equivalente, nella rappresentazione equivalente testuale in JSON. Questo è un modo molto abbreviato per gli oggetti standard. Si può poi sovrascrivere e far fare cose più complesse, quindi bisogna chiamarlo esplicitamente. Però nel nostro caso basta questo. Se adesso facciamo di nuovo run di questo, e facciamo il refresh della pagina di prima, vediamo che abbiamo una rappresentazione in JSON adesso della stessa lista di prima in automatico. Non è quello che vogliamo noi, però è una rappresentazione in JSON dove ogni lista Java, la lista Java è diventata la parentesi quadra e ogni oggetto Java è diventato un oggetto. E ogni numero è diventato un numero e ogni stringa è rimasta una stringa in JSON. Questo lo fa tutto in automatico, questo JSON. Questo JSON si può usare anche al di fuori di Spark, si può usare anche in Strazio e in quant'altro. Noi però quello che vogliamo, noi in questa rappresentazione ci manca un pezzo però. Noi vorremmo che all'inizio ci sia scritto tasks due punti e poi la lista. Quindi parentesi graffa tasks e questa lista qui. Devi fare stop del server, perché guarda se c'è un server attivo. Ma è la prima volta o la volta precedente? O la seconda volta? Una volta è andata? Sì, quando la se voi vedete un JSON più brutto di quello che meno, come dire,
non infila, non ben formattato, perché ho un plugin dentro Chrome che me lo formatta. Voi dovreste vedere. Non saprei come disattivarlo in questo momento. Voi dovreste vederlo tutto su un'unica riga, senza a capo e quant'altro. Perché questo è un plugin di Chrome che lo visualizza solo meglio, ma non. È normale che ve lo vediate tutto su un'unica riga. Anche tu hai un server che già gira. Per esempio queste X, che non trovi un server, basta se lo stop. Se vi dice address already in use, Eclipse soprattutto, è perché avete un server ancora attivo. Quindi nella console di Eclipse, questa qua sotto, premete queste X finché la console non rimane vuota. Quando la console non si può premere X, siete a posto. Se premendo quelle X rimane ancora un bottone di stop, vuol dire che c'è un'applicazione Java in esecuzione. Questo vale non solo per Java Web, ma vale per qualunque roba in Java dentro Eclipse. Ok, dicevamo però che questo non è quello che volevamo noi. Noi vorremmo davanti un parentesi graph tasks, due punti, la lista di task. Un pezzettino in più. Allora, questo pezzettino in più, dato che sappiamo che JSON converte in automatico le liste in liste JSON e gli oggetti in oggetti e i dizionari, le map in oggetti JSON, quello che ci basta fare è creare una map che abbia come chiave una stringa e come valore la lista di prima, che possiamo chiamare final JSON e inizializzare come HMAP, per esempio. E a quel punto mettere in questo final JSON quello che vogliamo, quindi la chiave tasks e come valore all tasks. Se rifacciamo partire il server e aggiorniamo, e ritorniamo alla cosa giusta, vediamo che abbiamo adesso tasks con dentro la nostro, con dentro una lista, e dentro la lista ci sono tutti i nostri 5 task. Ok, a questo punto proviamo a fare la get per il singolo task, che è terribilmente simile a questo che abbiamo appena scritto, perché restituirà sempre un JSON, sempre dentro una mappa che si chiamerà final JSON, sempre con un 200k e sempre con application JSON. Quindi io adesso quello che faccio è copio questo, proprio così com'è, e lo vado a inserire in questo task, nel metodo subito sotto,
e qui mi ricordo di aggiungere JSON ... to JSON, così lo converte in automatico. E qui quello che ci cambia è che abbiamo bisogno di recuperare quell'ID, perché non vogliamo tutti i task, vogliamo prendere qua nel task DAO get, non get all task, ma get task con un ID specifico. E a quel punto qui non avremo, questo non restituirà una lista di task, ma solo un task singolo, e quindi questa mappa avrà sarà una mappa di string task, questo chiamiamolo single task, cambiamo solo un po' di nomi, ma niente di che. La cosa importante è recuperare questi ID. Allora, questi ID noi sappiamo che ce l'abbiamo nella URL. Allora, come recuperiamo l'ID dell'URL? La recuperiamo dalla richiesta. Abbiamo questo oggetto request, che è la richiesta che viene fatta al server, dove c'è anche quell'ID. Quindi, request ha un metodo che si chiama params, che sono tutti i parametri che ci sono nella richiesta, che ci sono nella URL. Che parametro vogliamo? Vogliamo il parametro 2.id. Lui ritorna il parametro 2.id. Noi questo parametro 2.id lo vorremmo poi mettere dentro un intero che si chiama id, che è quello che poi passeremo a questo getTask. Ora, params restituisce una stringa, perché lui non sa se quello che avete nell'URL è un intero, una stringa o quant'altro, quindi bisogna solo convertirlo in integer. Quindi, per esempio, con integer value of prende quello che mettete nella parentesi di value of e lo cerca di convertire in intero. Poi qui si potrebbe fare un controllo per dire se l'ID non esiste, se il task con quell'ID non esiste, restituisce un errore, un 403, un 404 not found, per esempio. Se io ho 5 task e chiedo il task numero 15, non mi dici 200 ok, mi dici 404. Questo ve lo metto nella soluzione di questo software. Questa riga è un if, se il task non esiste, halt 404 con l'H. In questo modo Spark restituisce un errore, stoppa l'esecuzione di quel metodo e restituisce un errore 404, not found. Allora, salviamolo e proviamo di nuovo se funziona. A questo punto, per esempio, chiediamo il task numero 5, che è quest'ultimo che abbiamo qua. Ok. Abbiamo quello che cercavamo. Con l'ID la descrizione è l'urgente, tutti gli altri non li vediamo. Ora, la parte un pochino più, diciamo, particolare. Noi per ora nel get abbiamo sempre letto dal database e restituito qualcosa. Noi nel post dobbiamo leggere quello che ci arriva. Ci arriva un JSON dalla richiesta e dobbiamo fare qualcosa con questo JSON. Allora, nel post per la prima cosa dobbiamo prendere il JSON che ci arriva. Il JSON che ci arriva sarà nella richiesta, e in particolare è nel body della richiesta. Siete d'accordo? Nella richiesta che arriva al server, nel body, ci sarà il JSON, il contenuto del JSON del task da inserire. Questo body sarà un JSON, noi dobbiamo convertirlo in oggetti Java, in modo che possiamo poterlo utilizzare. E come c'è il metodo di JSON to JSON, c'è anche il metodo from JSON. Quindi,
qui possiamo usare il json.fromJSON. Il fromJSON vuole due parametri. Uno è il JSON testuale da convertire in oggetti e l'altro è la classe Java che rappresenta quel JSON. Ora, per come abbiamo scritto, per come vogliamo noi la nostra richiesta, questa qui, questa cosa qui assomiglia a un oggetto che c'è già in Java, che è una, che abbiamo già anche usato oggi, adesso, che è una, un altro oggetto più generico, una mappa. Okay. Quindi noi possiamo, per esempio, qui dirgli che il capostipite di tutto è una map. Come glielo diciamo? Lui vuole la classe, quindi map.class. In questo modo lui usa la mappa per restituire la richiesta in un formato Java. Quindi questo fromJSON restituirà una map, una map che possiamo chiamare add request, perché è la richiesta di aggiunta. Dopodiché dobbiamo fare nel post tre controlli. Il primo qual è? Il primo è add request è diverso da null. Perché? Perché il body potrebbe non esserci, potrebbe non essere un JSON, ma noi vogliamo invece che sia un JSON, che sia strutturato in un certo tipo. Potrebbe essere una lista, ma noi non la vogliamo, noi vogliamo esattamente una mappa. Quindi dobbiamo controllare che quell'oggetto ci sia. E di più, dobbiamo controllare che all'interno di quell'oggetto ci sia una chiave che si chiama description e una chiave che si chiama urgent. Non vogliamo ammettere una creazione di nuovi task senza description e o senza urgent. Quindi, se è diverso da null e add request contains key, abbiamo detto che si chiama description, e add request contains key e abbiamo detto che si chiama urgent, quindi se è un oggetto non null, se questo add request ha una chiave e quella chiave si chiama description e ha una chiave e quella chiave si chiama urgent, che è quello che vogliamo, a questo punto possiamo inserire il nostro JSON, il nostro nuovo task nel database. Quindi task DAO punto add task. Add task vuole due parametri, description e urgent, e noi lo prendiamo dalla mappa. Quindi add request.get description e add request.get urgent. E a questo punto potremmo mettere un response.status 201 che è created e ritornare una stringa vuota, perché il nostro post in questo caso non ritornerà una stringa vuota. Qui mi dà un errore. Perché? Perché l'add task vuole due parametri. Uno è una stringa e l'altro un intero. Io invece questa map è una map generica, una map di oggetti, non gli ho detto che cosa c'è qui dentro. E quindi devo convertire questo add request get description e get urgent in stringhe ed interi. Quindi, per esempio, potremmo fare un string description uguale string value of
questo e qui usare description, e poi vogliamo che urgent sia un intero . Quindi intanto iniziamo a metterlo qui e qua scriviamo urgent. E proviamo con integer value of. Questo. Allora, con integer value of vedete che ci dà ancora errore, perché questo è un object e integer value of non è capace di gestire l'object. Allora, in realtà noi sappiamo una cosa, noi sappiamo che quel urgent JSON lo converte le stringhe in stringhe, quindi qui non c'è problema, perché in realtà quell'object è una stringa, e lui converte i numeri in double. Perché i numeri in JSON possono essere interi, ma può essere anche 1.5, non c'è differenza tra un numero intero e un numero floating point. E quindi JSON di default decide che li converte in double. Quindi quello che dobbiamo fare noi, sapendo che quello è un double, fare un cast a double, fare un cast a double, proprio, come dire, vecchio stile, ed estrarre il valore intero, perché noi sappiamo che dentro c'è comunque un intero, quindi siamo abbastanza tranquilli che questo funzioni. Poi potremmo fare tutti i controlli e dire se non c'è un intero andiamo avanti, però in questo momento ci basta così. E qui possiamo mettere un else, così vi faccio vedere quell'alt che vi dicevo prima. Quindi se il request è diverso da null, contiene description e contiene urgent, lo inserisco nel database, altrimenti non c'era description, non c'era urgent, oppure era nulla, posso per esempio fare un alt 403, quindi mandare indietro il messaggio d'errore 403. Io nel progetto che vi ho condiviso vi ho anche messo una cartella che si chiama JSON, dove dentro c'è la descrizione, un JSON da mandare via post. E questo si può fare per esempio con curl, se c'è installato su quel computer, o con altri tool. Quindi per esempio, allora, proviamo a eseguire il server intanto, proviamo a fare una post di questo task. Quindi verifichiamo che intanto task 5 continua a funzionare, tasks continuano a funzionare, e se noi facciamo task 6 invece non c'è niente, perché è un task 6. Non ho gestito l'errore, se vi ricordate, nel task 6, quindi dovrebbe restituire un 404, non essendoci un task 6 restituisce un oggetto vuoto. Però adesso noi vorremmo che il task 6 sia quello che andiamo a inserire. Quindi andiamo a inserirlo. Io lo faccio con curl, ma potete farlo anche con altri tool. Quindi vado nella cartella del progetto. Che non mi ricordo come si chiama. Starter JSON, e a quel punto faccio una post al localhost 4567 API versione 1 task, passando il new task.json, che è questa cosa qua, che è quello corretto, che ha sia description che urgent, e vediamo cosa succede. Allora, il terminale torna subito e a quel punto chiamiamo di nuovo tasks e andiamo a vedere se c'è il task numero 6. Quindi a questo punto è stato aggiunto il task numero 6,
e siamo sicuri che sia stato aggiunto anche nel database, perché noi l'ID non l'abbiamo settato noi, ma abbiamo solo passato description e urgent, quindi è stato inserito nel database e poi è stato ripreso. Ok? Allora, adesso, in questi 20 minuti che mancano, quarto d'ora, 10 minuti, la mia intenzione era un'ora, ma va bene, su DIR trovate una sorta di esercitazione, diciamo così, che parte da quello che abbiamo fatto adesso e vi chiede di completare il progetto aggiungendo la put e la delete di un singolo task. Quindi col metodo put di Spark, esattamente come ho fatto con la get e col post, e col metodo delete di Spark, che si scrive uguale alla get e al post. Questo progetto qua è già su GitHub e ve lo solo metto visibile. C'è il link nelle slide e si chiama Spark REST. C'è il link nelle slide e vi metto anche il link su DIR nel frattempo. Make pop. Si chiama Spark REST. Ok. E qui c'è tutto quello che abbiamo fatto, compreso nel readme quello che abbiamo messo nelle slide, quello che c'è nelle slide, quindi una sorta di piccola documentazione delle chiamate API, quindi all'URL API versione 1 task c'è una get che restituisce ad esempio questo, una post che restituisce questo e ha bisogno di questo e così via. Okay? Tutto quello che abbiamo fatto oggi. Ok, quindi adesso in quest'ultimo quarto d'ora, se appunto volete provare, potete provare, se avete altre domande sono qui per rispondere e quant'altro. Metto in stop questo.